Benvenuti all'appuntamento con Scacchi e Giochi Strategici, puntata del mercoledì dedicata alle aperture. Purtroppo dovremo fare a meno del caro Brady perché dopo il match contro Stoccafisso, in realtà non si è più ripreso, ha continuato a dormire, non si è, cioè, è andato a dormire dopo la sfida e non si è ancora svegliato. Deve recuperare le energie, spero di averlo con noi venerdì. Forse ho esagerato, ho preteso troppo facendolo giocare contro la macchina. Ok, puntata di oggi che andrà a cercare un modo alternativo di affrontare quello che oggi è diventato ormai il must delle aperture, ovvero la partita italiana. Ormai dal terza nazionale fino al top GM e dopo E4, E5, cavallo C3, cavallo F3, scusate, cavallo C6, giocano praticamente solo più la partita italiana. Vescovo C4 al posto di Vescovo B5, che è la Ruy Lopez, perché la Ruy Lopez è molto più teorizzata. C'è da fare un discorso storico, no? Sul dualismo partita italiana-partita spagnola. Perché la scuola di Ruy Lopez, chiamiamola la scuola spagnola del Medioevo, sono del 1400, pensava che Vescovo B5, ovvero la Ruy Lopez, fosse un'apertura più aggressiva, fosse andasse subito a minare il cavallo in C6 per provare subito uno squilibrio. All'epoca non c'era il concetto di strategico di coppia dei vescovi, si giocava molto di più al coltello, il valore dei pezzi veniva relativamente considerato, si voleva attaccare, attaccare, attaccare. Poi la teoria moderna ha snocciolato la Ruy Lopez e ne ha fatto l'apertura tecnica che conosciamo tutti. Invece nella scuola italiana del 1500, dei vari Muzio, Polerio, insomma, noi eravamo l'Eldorado degli scacchi del 1500, no? L'Italia rappresentava veramente la terra degli scacchi. Vescovo C4 ha lo scopo di andare subito a minacciare il punto in F7. Se il nero risponde con la difesa dei due cavalli, potrebbe seguire l'attacco del fegatello, detto anche attacco del fegato fritto, che può dare dei problemi se non lo si conosce. Quali sono le risposte a Vescovo C4? Fondamentalmente, oggi come oggi, a livelli magistrali se ne vedono praticamente soltanto due. Vescovo C5, si entra nella partita italiana classica, dove il bianco può scegliere la variante del gioco piano, può giocare qualche attacco sull'ala di donna, cioè, qualcosina molto teorizzata anche questa. Ma il nero siamo arrivati a un vicolo cieco, ormai il nero sa qual è il suo piano, è solo più il bianco che può ogni tanto cercare qualche cosa per andare ad insidiare. No, il nero ormai sul vescovo C5 ha snocciolato tutto, c'è poco da trovare. Piano sempre lo stesso. Non andremo a vedere sicuramente questa variante. Se volete vedere la partita italiana classica con Vescovo C5, vi consiglio comunque di guardare anche su altri canali. È pieno di queste varianti che sono iper giocate. Io cerco dei repertori, faccio dei repertori di ricerca, dei repertori per andare fuori dalle vie battute.
Chiaramente un principiante deve conoscere anche la partita italiana, chiaramente la due cavalli, secondo me ancora meglio, perché la due cavalli, secondo me, è la pietra angolare di tutta la strategia del bianco e di quella del nero, perché il nero in pratica sviluppa prima i cavalli dei vescovi, ovvero come vi insegnano al corso per principianti, sviluppate prima i cavalli, poi i vescovi. Ma cavallo F6, che io stesso ho giocato, ma in una variante particolare, il Gambetto Ulvestad, su cui ho fatto un video, il bianco può giocare la balorda cavallo G5 entrando nell'attacco del fegatello. Qui bisogna conoscerlo, perché intanto il bianco minaccia F7 con due pezzi e voi non potete mettere un pezzo di peso. Dovete per forza spingere D5 e entrare in una continuazione teorica, okay, e dovete studiare, altrimenti perderete sempre sto pedolino F7. Ma e poi c'è anche una terza possibilità, quella di giocare il vescovo in E7, che evita l'attacco del fegatello, però lascia il vescovo un po' passivo al posto a differenza dell'italiana classica, difesa ungherese questo, si può giocare un po' passivo, ma io voglio trovare qualcosa di più, ma non di più forte per il nero, ma qualcosa che possa dire al bianco: adesso sei tu che devi scegliere il piano. Non sai se faccio la due cavalli, non sai se faccio l'italiana, non sai se faccio l'ungherese. Allora cosa mi è venuto in mente? Due idee. Una l'avevo già trattata in un video, G6, con rientri in schemi tipo della Ruy López variante Smyslov, che mi ha dato tante soddisfazioni, questa G6, poi l'ho lasciata un po' perdere perché volevo cercare qualcosa di ancora più flessibile, perché anche G6 dà delle indicazioni. G6 dà l'indicazione che il nero giocherà il vescovo in fianchetto, e questo è un messaggio che date al bianco. E allora che fare? Evitare il fegatello, evitare di dare punti di riferimento al bianco, evitare di essere troppo passivi. Cavolo, cosa si può giocare? H6. Ecco cosa si può giocare. Ovvero la variante anti-attacco fegato fritto, anti-frit liver. È vero, anche l'ungherese evitava l'attacco del fegatello. Però, davate un messaggio al vostro avversario che avreste sviluppato il vostro vescovo in E7. Invece con H6 non sanno dove metterete il vescovo. Non sanno se farete in futuro un G5, un G6 con il vescovo in fianchetto, se farete sempre vescovo C5, o se giocherete il vescovo in E7, o se giocherete prima a cavallo in F6, o se addirittura una variante che mi piace tantissimo di questa variante, Don F6. Il bianco qui ha tre opzioni: D4 immediata, D4 può prevedere anche il gioco di gambetto, D4 catturate il pedone e poi possono giocare o C3 o Rocco corto, con partita complicata, che quella va studiata a parte, perché rientra nel gambetto scozzese e bisogna conoscere. Non stiamo qui ad andare a vedere le varianti a memoria, no? Perché purtroppo alcune varianti vanno studiate a memoria, ma non è questo il mio obiettivo. Per guardarvi alcune varianti specifiche, prendete il database e poi andatevele a vedere, dovete memorizzarle quelle, soprattutto quelle su certi gambetti. Io voglio andare più in profondità, voglio snocciolare un po', cercare di dare un contenuto più strategico a lungo termine, no? E farvi capire dei concetti che
che devono essere supportati dalla tattica, perché poi, come succede anche a me, esco discretamente dall'apertura, anzi vado poi in netto vantaggio, poi o perdo per il tempo certe volte, oppure pasticcio io perché non vedo combinazioni tattiche, ok? Quindi non basta il gioco posizionale, io vi insegno dei concetti, poi la tattica la dovete allenare, dovete continuare a allenare la tattica. Allora, dovete prendere in considerazione T4, è la principale, la rocco corto e C3, che è nel piano tipico della partita italiana per arrivare a fare D4, ok? Cominciamo con D4, qui si prende il pedone, perché se si giocasse D6 si entrerebbe in una Fidor peggiorata. A me piace giocare la Fidor, ma col cavallo in D7, non in D6. Presa. Ora, tralasciamo le linee di gambetto, quelle andatevele a vedere voi perché c'è veramente da perderci tutto il giorno. E rimaniamo sulla semplice cavallo. Ora, cambiare quel cavallo come nella scozzese è sbagliato ed è stato un errore che ho fatto anch'io in una blitz. Perché pensavo nella mia testa, questa non è una scozzese e lo prendo il cavallo. No, il cavallo non va preso perché la donna poi da D4 è troppo attiva e non può essere scacciata facilmente. Cavallo F6 è la continuazione standard, però a me piace. Andare a cercare qualcosa di diverso, donna F6. Si entra in una variante un pochino complicata. Perché il bianco ha a disposizione cavallo B5, minaccia il doppio. Scacco. Uno può dire, ma spinge il pedone e perde un tempo. Per spingere il pedone andate in A5 e da A5 difendete la casa. E se fa B4 andate in B6. E minacciate semplicemente scacco matto, vescovo di 2 per cambiarvi il vescovo, cambiate il vescovo con scacco, vescovo cavallo per, adesso è rimasto il problema del doppio e quindi bisogna giocare re di 8 o donna di 8. Donna di 8 però confuterebbe tutta l'idea. Re D8 e bianco è preferibile. Quindi direi che donna F6 nella variante con la spinta in D4 non va bene, cioè è peggiore. E allora che giocare? Cavallo F6, altra possibilità. Cavallo E5 attaccando il vescovo. Oppure giocare più tranquilli D6. D6 è tranquilla, vi fate uno sviluppo tranquillo, ad esempio se il bianco continua con cavallo C3, cavallo F6, arrocco corto, mettiamo arrocco corto, vescovo E7, torre 1, perché il bianco vuole spingere prima o poi in E5. Qui arrocco corto va bene, vescovo F4, vescovo D7, con posizione solida, tutto sommato solida. Però non avete molte idee di controgioco. Altra opzione, cavallo E5, coppia di vescovi la salvano, chiami, cavallo F6, attacca E4, vescovo F4, interessante perché se ne frega del pedone perché attacca il vostro cavallo, cavallo G6, come nella difesa messicana, guardate un po' che posizione molto particolare, quei due vescovi nel fianchetto, nel sovraffianchetto, come lo chiamano. Vescovo C5,
sviluppa il pezzo, vedete che anche vescovo c5 può entrare in gioco, cavallo c3, mossa di sviluppo, arrocco corto. Qui donna di 3 perché il bianco può anche arroccare lungo, può anche arroccare corto. Allora, arrocco lungo fa sempre paura. D6, arrocco lungo. E qui ho alleggerito la posizione. Ho provato a imbastire un attacco sull'ala di donna. Cavallo H5 per togliere di mezzo la coppia di vescovi. Il problema è che si può aprire la H. Qui il motore consiglia donna di 2, però anche re B1 di solito no, si può trovare queste posizioni. C6 è un'idea che si deve giocare in queste posizioni, perché se togliete il cavallo da F6, la casa D5 è appetibile per il cavallo in C3. Quindi C6 toglie due case al cavallo, unico problema, la debolezza in D6. F3 con idee tipo vescovo F2, G4, questi attacchi. Un tempesta pedonale. Cavallo E5 è un'altra idea interessante, attacca la donna. Donna D2. E donna F6. Con leggera preferenza per il bianco. Altra opzione cavallo F6, attacca il pedone, cavallo C3, vescovo B4, inchiodare il cavallo e si rientra in una variante della 4 cavalli. Qui se cavallo per B per non concedere il cambio delle donne e perdita dell'arrocco. Arrocco corto. E qua si può valutare diverse opzioni. O la cattura del cavallo o l'arrocco corto. Sull'arrocco corto uno può dire ma c'è E5. Perdo un pedone, vescovo per cavallo, ovviamente non pedone per cavallo perché sennò guadagnate voi il pezzo, pedone per cavallo D5, perdo il pedone, però perdo un pedone doppiato, toglie la coppia di vescovi e rimanete comunque con i vescovi di colore contrario. Torre B8 perché la torre è minacciata, con pari possibilità in quanto il bianco pedone in più, ma orribilmente doppiato su una colonna, presenza dei vescovi di colore contrario e migliore attività delle torri da parte del nero, cioè compenso per il pedone. Però so che a voi non piace giocare col materiale di nero. Avete sempre paura. Allora, qui però, un D6 è ancora giocabile, sicuramente. Però il bianco può giocare E5 lo stesso. E lui a dare il pedone per togliermi l'arrocco. E fare pressione su F7, donna per. Scacco, dovete riprendere. Vescovo per F7. Vescovo F5, perché da F5 è minacciato il pedone C2. Metterlo in A6 non ha senso, perché poi non fa più nulla. No? Non crea, poi pedite A5, non mi piace. Questo attacca comunque un pedone in C2, che deve essere difeso, quindi
il bianco tornerà indietro. E adesso potete provare la manovra A5 per guadagnare spazio sul lato di donna. Mettiamo un vescovo E3, mostro di sviluppo, ricambio il cavallo, ridoppio un pedone, A4, si fa perdere un tempo al vescovo, che deve andare per forza in C4, e si prende il pedone. Con pari possibilità, perché siete voi ad avere il pedone in più, ma doppiato e il bianco ha la coppia dei vescovi e voi avete il re al centro. Lo compenso. Torniamo indietro. Quindi, ma già ste frecce. Che succede adesso di nuovo? Senza Brady. Quando c'è Brady non succedono mai queste cose con le frecce, ma l'avete notato? Quindi D4, continuazione principale, dovete sapere come giocarla. Abbiamo visto. La seconda opzione è rocco corto, il bianco non sapendo cosa fare, non conoscendo H6, la rocca, perché è una mossa tranquilla. Qui varie opzioni, cavallo F6, sempre D6, vescovo C5. D6 a me piace, perché con D6 potete azionare il piano con G5, il vescovo in fianchetto, cavallo E7, rocco corto e poi in futuro re H8 e F5, un attacco estindiano, tipo estindiano. Qui il bianco deve subito reagire con D4. Vescovo G4 ad inchiodare il cavallo. Vescovo E7 è possibile. Il problema di fare G5 adesso che non va bene. Pedone per. Non va bene per una questione di squilibri, però è ancora giocabile. G4 attacca il cavallo, cavallo E1, cavallo per E5 attacca il vescovo. Tra l'altro, queste posizioni strampalate a me piace giocarle col nero, però chiaramente dovete essere in grado poi di gestire parecchie situazioni. Il bianco salverà la coppia dei vescovi. Vescovo G7, ecco il piano che piace a me in questa variante. Cavallo C3, mossa di sviluppo. Cavallo E7. Con l'obiettivo di controllare la casa di 5. Controllare F5 per la futura spinta, se la freccia non ci fa andare. La casa G6, possibile approdo per andare in F4. Qui a volte si tiene anche re al centro, iniziando H5, o a roccare lungo con dopo vescovo D7. Il problema è la donna, che poi dovrà andare in F6. Bisogna sempre stare attenti all'ordine degli sviluppi. Vescovo E3, mossa possibile, di sviluppo. Vescovo E6. Questo vescovo è molto fastidioso. Potete cercarlo di cambiare. Se è lui a cambiare, non avete grossi problemi, perché adesso la F comunque è aperta. Questo pedone è debole, ma non ci sono pezzi che lo possono attaccare. F4 può essere una mossa di quelle che vi possono mettere un po' di ansia, prendere un passante, cavallo per, poi semplificazioni, cavallo G6, ora il cavallo difende il cavallo, e siete pronti per un eventuale rocco corto, cosa che il bianco cercherà di non farvi fare, perché prendendo apre lui la colonna.
Cavallo per. Cavallo per. Una mossa come donna E2. A6 per non far venire la donna in B5 con scacco. E anche il cavallo eventualmente. Scacco in H5. Re D7. Qui resta al centro. Sono posizioni un pochino delicate, ma dovete cercare di alleggerire la posizione. Se cambiate le donne, mi è riuscito a prendere la colonna F. È un finale comodo per il nero. Ok. Comunque non siete obbligati a giocare la linea con G5. Un vescovo E7 è più che sicuro. No, G3. Ciao, il D6. Chi predilige uno sviluppo standard, consiglio l'impianto classico, tipo difesa Philidor. Altra opzione. C3. Con l'idea di giocare D4. È qua che l'idea donna F6 è buona. È abbastanza buona. Aiuta il controllo delle case scure. Casa di 4 non impedisce lo sviluppo dei pezzi, comunque è sempre buona l'idea di G5. Qual è il problema? Il problema è che dovete stare sempre attenti al poderoso centro del bianco D4. Qui non dovete cambiare perché c'è il pedone C3 e il bianco si creerebbe un fortissimo duo pedonale centrale. E adesso D6 è una mossa tranquilla, donna G6 è una mossa molto aggressiva. Molto pericolosa, doppio taglio. Attacca G2, attacca E4. Vi piace però stare più tranquilli di 6. Una mossa molto molto più blanda. Vescovo C4. D5. Qua ci sono varie opzioni, anche cavallo A4, però qui la semplificazione doppiando questo brutto pedone può essere la soluzione. Quindi il motore consiglia cavallo D8. Qui preferisco cavallo B8. Chiaramente cavallo A5 arriva donna A4 scacco, si perde il pezzo. Cavallo B8 per riciclarlo. Perché da D8 qual è il D? Far C6? Andiamo in B8. V3, cavallo D7, riciclo del cavallo, donna B3, l'ala di donna spesso debole in queste partite qua, B6, donna A4, chiudo il cavallo, donna per F3, si prende un pedone, cavallo D2, si attacca la donna, che si entra in una variante un pochino pericolosa. Donna H3, H1, vescovo E7, vescovo B5. Qua è una posizione molto complicata. Torre D8, cade il pedone A, ma ci sono alternative. Cavallo F6, cavallo F6.
storie di. G5. Già qua ho speso il pedotto, torre sistemi molto congestionati, cavallo per E4, addirittura. Sì, cavallo per E4, per cavallo per donna F3 scacco. Cavallo per donna F3 scacco. Torre G2. Si recupera il pezzo. Però qua cadono troppi pedoni sulla di donna. E non c'è modo di attaccare qua. Questo è troppo. Quindi forse l'idea di cavolo D8 del motore è quella di difendere il punto di sotto. Vescovo E7, torre G1, bianco ha un attacco abbastanza minaccioso. Donna H4 per dare spazio allo sviluppo del cavallo. Vescovo E3, si attaccava anche F2, vescovo E3. E qui cavallo F6 sembra bella, ma non balla. Doppio taglio, perché lasciare il pedone in G7? Proviamo, vediamo cosa succede. Cavallo F6 è giocabile. Se prende il pedone. Il motore sta cominciando un po' a impazzire, perché questa è una variante veramente complicata. Cavallo per E4. Se pedone per E4, donna per E4, scacco, torre G2, si prende un nuovo pezzo. Composizione complessa. Quindi devi trovare un piano poi per districarlo. Il problema è che sto cavallo non vi lascia roccare lungo. Se Nero potesse roccare lungo avrebbe ottime chance. Linea a doppio taglio. Ma bisogna per forza giocare in questo modo qua. Ad esempio, G5, facciamo pensare un po' al motore, con le idee nostre, umane. Nessuna partita trovata, lui non ha trovato nessuna partita, anche qua siamo in pieni esperimenti. E comunque. Bianco, leggero vantaggio, sì, di spazio, ok, però voi giocate contro degli esseri umani, magari di un livello non altissimo. Questi attacchi poi fanno paura, preparata al momento giusto, questo G4, cavallo E7, G6, cavallo F4, il vescovo delle case chiare che punta sulla rocca. Il motore consiglia un cavallo a 3, no? Però un giocatore, un novizio o un giocatore insomma, capacità medio-basse, cosa può giocare qua? Giocare una mossa di sviluppo, vescovo E3. Vescovo E3, che fa con vescovo E3? Qui si consiglia A6.
per evitare un'inchiodatura. Se sviluppo subito il cavallo. Qui dice il cavallo FD2. Mettiamo se invece un giocatore. Perché gioca a cavallo F? Perché sa che arriverà G4. Però magari un giocatore normale continua il mio sviluppo come mi hanno insegnato. Adesso qui continua a dire A6 per impedire l'inchiodatura. Una mossa profilattica. Non si può ancora andare dritto per dritto all'obiettivo. Ad esempio, un cavallo G6 è possibile. Cosa può fare? D5? Qua bisogna studiarlo un po'. Perché? Cavallo A5 non si può mai giocare perché scade il cavallo donna A4 scacco. Mettere questo cavallo in E7 sembrerebbe possibile, ma si perderebbe qualcosa. Lui dice cavallo B8 per riciclare il cavallo. Mettiamo cavallo 2 e giocare. Preferisco giocarlo in questo modo qua, in questo tipo di schema. Da scacco ci sei. Qua se cattura, catturate col pedone, non col cavallo, perché sennò vi rimane l'inchiodatura. Pedone laterale che va verso il centro, ovviamente. Vescovo in E2. G4 che arriva finalmente, cavallo E1 e i pezzettini del bianco cominciano ad avere un po' di claustrofobia. Chiaramente il motore continua a dare preferenza a bianco perché poi lui sa districarsi coi pezzi, ha una capacità di calcolo mostruosa. Un avversario normale, un 1600. Io sono per sminuire il 1600, uno che può avere su 1600, 1500, 1400, si trova davanti una cosa così, col bianco prima o poi sbaglierà qualcosa. Perché voi, paradossalmente, avete questo re al sicuro, che non ha attacchi, tempeste pedonali, non sta subendo nulla. Quest'ala di donna, come potete vedere, questo quadrato immaginario, no, per farvelo vedere bene, in questo quadrato immaginario non ci sono pezzi, solo tre pedoni, due neri e uno bianco. Quindi in questo quadrato c'è una maggioranza di pedoni neri, è lo sto vantaggio. Questo modo di guardare il lato della scacchiera, non so in quanti ve lo propongono. Ok, quando dovete decidere cosa fare su un lato o su un altro, guardate questo, fate una fotografia del quadrato della, il quadrato della. I quadrati delle ali sono sempre quei quadrati che vanno sull'ala di re da A3, D3, D6, A6 e dall'altra parte H3, E3, H6 ed E6. In questo quadrato invece, in questo quadrato sono presenti ben 3 pezzi e 4 pedoni, di cui 2 pezzi neri, un pezzo bianco, 3 pedoni neri e un pedone bianco. Che significa? Che avete una maggioranza invisibile sull'ala di donna, non ci sono pezzi, quindi non esiste per ora un attacco. Una volta che giocate il vescovo in D7, il punto C6 è difeso, il punto D6 è difeso, il vescovo G7 è rococò.
L'ala di donne è un po' un deserto, una terra di nessuno, ma sull'ala di re avete maggioranza voi, avete maggioranza di forza, perché allora il motore è da vantaggio bianco, un più uno e due. Perché il motore vede una cosa, che il nero ha ancora torni per Nigotti, due vescovi, cioè due torni per Nigotti, due vescovi, ancora da sviluppare e re al centro. Per lui già questo è un punto di valutazione oggettivo che gli hanno inculcato nel programma, ma nel gioco pratico per un umano questa posizione è più facile da giocare con il nero. I pezzi sapete già collocarli in maniera migliore, invece in quella ristrettezza di spazio non sa, il bianco non sa mai prima o poi, ma spingerò F3, F4 la farò prima o poi. Cosa devo fare? Stare fermo sull'ala di re? Fare G3, cavallo G2? O attaccare sull'ala di donna? Che devo fare? Invece voi avete il piano lineare. Vescovo G7, rocco corto, vescovo D7, volendo, se volete andare con calma. Ok, e poi provare cavallo F4, se ve la fanno fare, oppure H5, H4. Non è la soluzione a tutti i problemi, però è un modo di giocare, tipo da problemi agli avversari. Quindi questa è una possibilità. Ma il bianco potrebbe non fare anche D4, perché non vuole aprire il gioco. È un giocatore tranquillo, può fare D3, rimandando tutto al dopo. D6. Corto C5 e voi imbastite lo stesso schema. Qui A4 sono mosse standard per giocatori esperti, però un giocatore non esperto svilupperà i pezzettini. Qual motore consiglia donna G6? Perché è un'altra mossa pratica, l'idea giocare il cavallo in F6. Ma rimaniamo nel nostro piano, piano standard, cavallo E7. Prima o poi, potete vedere, il bianco deve fare D4. Ma se un giocatore ha iniziato con D3, non farà D4 dopo. Giocatori sempre di categoria bassa. Giocare una mossa di sviluppo, come gli hanno insegnato. Qui si può giocare in diverse maniere. Cavallo G6, vescovo D7, cavallo G6 mi piace, prima di G4, perché tanto il cavallo minaccia, entra in questa casa. I cavalli in F4 per il nero e in F5 per il bianco sono sempre molesti, è brutto avere i pezzi che arrivano in questo modo. Ora, tanti potrebbero giocare G3 per impedire il salto di cavallo. Vesco H3 già intanto fa guadagnare un tempo, si sposta il torrone per Nigotti, G4, il cavallo dove va? In H4, cattura. E qui si potrebbe prendere subito il pedoncino, ma anche no, questo non scappa, questo non scappa, intanto approfittare per sviluppare un pezzo vescovo E7, però non rimanere indietro di sviluppo, andare a caccia di pedoni rimanendo in svantaggio di sviluppo non è mai una buona cosa. H5 lo salva momentaneamente, ma tanto è un pedone destinato a morire, non potrà essere difeso da nulla. Qui dice rocco corto, a rocco lungo sarebbe molto avventurosa. Un'altra idea che mi sta venendo in mente è donna H4 per dare una casa migliore, ad esempio, no? Donna H4 con idee di recuperare il pedone, dare la casa G5 al vescovo, la casa E7 al cavallo e poi arroccare lungo.
Anche sacrificando il pedone in F7. Aprite le linee. Vediamo se è buona donna H4. Verrei confutata tatticamente. E il motore mi sta dando ragione. Addirittura più ragione io di lui, perché da meno 0 ondeggia. Da meno 0,5, meno 0,7. Leggero vantaggio nero, ma proprio leggero. Cavallo F1, anche se non già manovre che di difesa, che i giocatori principianti o comunque anche i giocatori del mio livello. Anche i giocatori del mio livello possono non avere, non in tutti i setup. Cavallo F1. Idea cavallo G3. Per creare un cavallo bloccatore, che sarà difficile da mandare via. Come quello che si dà a coppia di vescovi. Perché questo vescovo fa e non fa. Cattura, cattura. Con calma, torre G8. Una B3, attacca sulla di Dora, cavallo di 8, mossa furba, D4, che quando si attacca sull'ala di solito bisogna reagire al centro, e qua G3, F per G3, torrone per negativo. Se volete accontentarvi del perpino, una bella panta. Volete rischiare qualcosa? No, che rischiate più di qualcosa. No, potete ancora prendere con scacco. Il pezzo con scacco. Però, re H2. No, re H2, perché così vince il nero. H2. Volete continuare a giocare, donna per E4, vescovo per scacco, re D7, non cambiare il vescovo, se cambiate il vescovo, entra la donna, e cambia le donne poi, non potete giocare re D8 perché arriva a scacco, parte il torrone per negozi, dopo questo scacco in F5, ambe delle donne, e rimanete con una qualità in meno, anche se non è detto che il bianco vinca, deve lavorare sodo per vincere, perché questo potrebbe anche essere buono, no, perché apre le linee. Re se attacca il torrone per negozi, torre F1, torre G8, torre F7, H7, vescovo G5 adesso, sì. Presa, presa. Nella possibilità di pareggiare questa partita. Perché ad esempio qua perde il pedone, H1, torre G5, se il bianco si incappunisce a prendervi dei pedoni, G2, F3. Questa partita sì, l'unico che può vincere è il bianco, però potete reggere. Comunque, non siete obbligati a dare questa qualità. Comunque, vi accontentate del perpetuo e buonanotte. Ok, il piano li abbiamo un po' visti. Vediamo se c'è qualche partita.
andiamo a vederci questa Norman Rogers contro Pavel Blatny. Pavel Blatny è praticamente l'unico che gioca regolarmente questa variante anti-Fegasè. D4, questo è il bianco, subito va a contrastare il centro, mai catturare adesso. O fate D6, o fate quella variante donna D6 molto tagliente, ma D6 mi piace di più. D6 è più solido, più tutto. E poi con calma andate ad attaccare. Comunque potete anche studiarvi la variante con donna G6, molto complicata. D5 immediata. Cavallo B8. Vescovo D3. Perché vuole spingere ancora C4 e fare cavallo C3. G5. Però fatta adesso. Motore da considerare intanto una è nello spirito un numerino, sì, i numeri dicono sempre qualcosa ma non tutto. Dovete anche saper giocare con lo spirito. G5 è una mossa che adesso vista così hai il motore davanti, c'è niente. Però, quando ve la trovate contro, comincia a salire un po' il panico. C4. Sviluppo del cavallo. B4. Questo è un tipico gioco contro l'est indiana. Bianco sta giocando come se fosse, come se stesse giocando contro l'est indiana. Infatti la struttura dei peloni è quella dell'est indiana. Ma non è un'est indiana. C'è una donna in F6, il pedone G5 è già spinto, però addirittura un'est indiana migliorata, secondo me, per il mio. Cavallo E7. Cavallo G6. Cavallo G6. Il motore lasciate perdere, mosse dubbie. Questo giocatore qua è un giocatore, come dire, fantasioso, quindi i motori tendono a essere brutali nel calcolo. Queste sono mosse che però lasciano il segno contro gli umani. Perché vedete sto cavallo che continua a zompare di qua e di là, non sapete poi dove andrà a sbattere. Adesso avrete l'incubo che finisca in F4. E infatti ha fatto G3 il bianco. Anche G3 è comunque un maestro internazionale, però sbagliano, vedete? Il motore non si vergogna a dare punti interrogativi. Dubbi, mosse dubbie a giocatori titolati, eh. Non guarda in faccia nessuno. H5, A5, scusate, io sono un po' dislessico con le lettere, A, H le confondo. A4, A5, che dico, perché A4? Col senso della geometria che ho nelle mie cellule neuronali non dovrei essere un giocatore di scacchi, probabilmente non lo sono, sono più un filosofo degli scacchi. Alla fine. Preso cavallo, ok, prende la casaforte, vescovo E2, toglie, cerca di salvare la coppia di vescovi, vescovo H3 non vuol far arroccare il bianco. Vescovo E3, recupera il pedone, cavallo D2, con idea forse cavallo B3, prima cambiare il cavallo e poi fare cavallo B3, non vuole dare la possibilità di questo cambio, cavallo B3 arriva, attacca la torre, torre A8, proposta di cambio di vescovi, cambio. Cambio, vescovo G7, cavallo minaccia un doppione,
Madonna, torna in D8. C5. Bianco attacca sulla di donna, come contro l'espingiana. Cavallo F6 attacca la donna. Donna F3. Donna D7, G4 mi sembrava più incisivo. Va bene, attacca il cavallo. A4. Arrocco corto. E qua il bianco esagera. Apre le linee su tutti i fronti. Qui c'è un sacrificio di qualità, posso la motore, torre per A4. Perché, altro che, prende tutti e due i cavalli se prende. Torre per pedone, donna per cavallo, rimane torre e cavallo, vengono in presa dalla donna. E se gioca torre A3 arriva donna B4 scacco e poi cade un pezzo. Non si può prendere. Il torre per A4 ma non l'ha vista. Il torre per A4 era fortissimo. Vabbè, C4 guadagna un tempo. Ah, l'ha vista adesso. Okay. Torre per A4. Qui credo che sia questione di tecnica perché un pedone in più. Non c'è più la coppia dei vescovi. Il re del nero più al sicuro. La colonna A la può prendere solo il nero, la donna del nero è più attiva, tutti i pezzi più attivi. Però cavallo H5 ha la voglia di... Io avrei giocato una mossa come torre A8. Torre A8, dà qualche fastidio in più. Motore consiglia C6, però non mi piace andare a sgretolare questo tempo per adesso. Donna F5. Avanti con tutti i badiganti. Donna C4. E4. Apre la diagonale del vescovo. Dà la casa E5 al cavallo. Allora, queste sono le mosse che voi non farete mai. Farete mai. Perché sapete che spingendo perdete quel pedone in E4. Qua ci sono concetti. Il pedone già ce l'avete in più, ma anche se non avevate il pedone in più. A questo punto, E4, forzante, il cavallo non si può spostare perché c'è il vescovo su quella diagonale. Che è un mostro. Cavallo inchiodato. E poi se il cavallo riesce ad arrivare in E5. E poi in F3 con scacco. Disastro. Può anche entrare in D3 con scacco e lasciare lo spazio F3 per la donna. Qui è game over. Un po' di manovre, ma è game over. Cavallo arriva in E5, la donna si sposta, presa presa. Qui, ok, E3 sarebbe stata più feroce, immediata. Prende una colonna sul re. Cavallo per. Considerate errore, ma la partita è già vinta. Il bianco qui doveva prendere il cavallo. Dopo cavallo per, uno può dire, ma perde il cavallo, no? C'è cavallo F3 scacco e poi si perde il cavallo. Disastro completo. Addirittura la simpatica cavallo C4 scacco. In caso di cattura della donna, cattura donna per cavallo, arriva la semplice cavallo per E3 scacco e cade la donna. No, non può fare, è inchiodato il cavallo. Donna per... ma allora è anti, come diceva Totò. Terra si sposta, cade anche questo cavallo.
Vedete, io analizzavo una cosa, non ricordandomi che dietro c'era l'inchiodatura del re. In tattica, non è che sia proprio così infallibile. Scappa, cavallo toglie il vescovo, presa, presa, cade un altro pezzo qua. Il bianco ha abbandonato, quindi questo attacco antifegatello è pericoloso perché può entrare in uno schema eschindiano. Visto che a voi piace tanto l'eschindiano, potete inventarvela anche contro 1 e 4 volendo. Perché ricordatevi che l'eschindiana e gli schemi spagnoli o di partita italiana che prevedono D6 senza vescovo C5 rientrano nelle strutture plenarie dell'eschindiano, sono sorelle, cugine. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto. Ieri mi sono lasciato andare ad uno sfogo, però d'altronde non potevo farne a meno. Io faccio questo per chi ha ancora speranze di amare gli scacchi. Li amo anch'io gli scacchi. Ma l'ambiente scacchistico. Imparerete, poi se comincerete a frequentare i circoli, inizialmente vi sembrerà di essere in un mondo fantastico, nel mondo delle fiabe. Tempo qualche anno capirete poi il livore che ci si nasconde dietro gli scacchisti. Non vedrete mai neanche un professionista a fine partita, dopo che ha perso il suo avversario, a parte la stretta di mano che è di contorno, insomma, è una carineria, un gesto di cavalleria. Non l'ho mai visto, raramente, ma qualche campione, magari un tal l'avrebbe potuto fare. Però star lì a ridere, scherzare con l'avversario e dire: cavolo, hai 150 puntieri in meno e mi hai battuto. Bravo. Così mi piace, cioè, perdere. Invece no, lo scacchista è egocentrico, lo dice uno che non sa perdere. Ci vuole un certo tipo di. Bisogna capire che cos'è lo scacchista e perché si mette a giocare a scacchi. All'inizio è una curiosità perché. C'è il mistero dietro, poi quando si comincia a capire che è tutto un modo per avere una supremazia, si diventa mostruosamente egocentrici. Pure qua. Ieri ho visto una partita, adesso si sta giocando il campionato degli Stati Uniti, cioè Caruana è stato maciullato, un Caruana irriconoscibile. Ha salvato anche diverse posizioni, 2,5 su 6, ma poteva averne tranquillamente 1,5. Ha fatto due patte che erano due partite perse. Ieri è stato demolito, fuori forma. Caruana, secondo me, dopo aver perso il match per il titolo con Carson, ha capito che non può più diventare campione del mondo e si è progressivamente spento. Gli scacchi possono creare queste situazioni, questi traumi. Grandi campioni possono anche non riprendersi più. Steinitz venne ricoverato in una clinica psichiatrica. Lui scrisse un libro in cui giocherà una partita con Dio a scacchi e gli regalerà un pedone di vantaggio, ma attenzione, non è un romanzo. Lui disse a tutti che aveva veramente giocato con Dio. Lui la prese sul serio, analizzò quella partita con Dio, come se Dio veramente avesse giocato con lui. Non era una romanzata. Capite gli scacchi che danni possono procurare, no? Nel mio caso, ad esempio, hanno procurato, forse perché era già insito nelle mie caratteristiche psicofisiche, psicobiologiche, ma un isolamento progressivo dalla società. Da una parte è un bene perché per convivere in una società del genere ne farei anche a meno. Però
ogni tanto fa anche piacere stare insieme ad altri esseri umani, non dico sempre, ma ogni tanto. Ok, ci vediamo venerdì, puntata su... Saranno campioni, volevo andare a vedere questo giocatore a zero sulle immani, vediamo un po' come gioca questo giocatore, che prospettive ha, ci sa, spero ci sia Brady, se si sveglierà prima di venerdì, ci sarà anche lui. Io do un saluto, a venerdì, ciao e arrivederci.